1985, non c'è ancora il picconatore. Casomai c'è il sardo muto, un politico schivo, riservato, che non ama le luci della ribalta. Francesco Cossiga ha appena 57 anni e viene dal correntone della sinistra democristiana, quella che negli anni del compromesso storico ha voluto l'accordo con i comunisti. Subito dopo il tragico epilogo del sequestro Moro, si è dimesso da ministro dell'interno, prendendosi la responsabilità di non essere riuscito a salvare la vita al presidente della DC. Per la sinistra extraparlamentare, negli anni 70, era Cossiga, con le due S del cognome scritte come quelle delle SS tedesche e la K iniziale. È a quest'uomo, che non brilla per comunicativa, ma che è ben addentro nelle stanze della politica e che può vantare anche un discreto rapporto con il PC, tra l'altro è cugino di secondo grado di Berlinguer, che la DC pensa per rimpiazzare Sandro Pertini alla scadenza del suo mandato. L'alternanza impone che nel vecchio palazzo dei papi e dei re questa volta salga un democristiano, e la balena bianca vuole archiviare i fuochi d'artificio del settennato di Pertini. Chi meglio del sardo Cossiga, in quel momento presidente del Senato, per riportare il Quirinale nell'alveo della tradizione che vuole la presidenza della Repubblica come un luogo di potere silenzioso. Non potendo immaginare che di lì a qualche anno il freddo Cossiga si sarebbe trasformato in una specie di Savonarola, il segretario della DC, De Mita, spende tutta la sua abilità nel preparargli la volata. A Palazzo Chigi, da due anni, c'è il capo del Partito Socialista, Bettino Craxi. Anche per questo una riconferma di Sandro Pertini, che pure la desidera, è impensabile. De Mita, leader in crescita della sinistra democristiana orfana di Moro, è soprattutto preoccupato di non vedere la replica delle epiche guerre intestine che in tutte le precedenti elezioni hanno terremotato la DC. Il suo pallino è di arrivare al giorno della prima seduta del Parlamento con un accordo a prova di bomba siglato da tutti i grandi partiti. Cominciano così gli incontri con gli altri leader. A Botteghe Oscure c'è Alessandro Natta, eletto al vertice del Partito Comunista dopo l'improvvisa morte di Berlinguer. A lui De Mita fa i nomi di due big democristiani: Giulio Andreotti, che con il Partito Comunista ha governato all'epoca del compromesso storico, e Arnaldo Forlani, espressione della grande area centrale, ben visto da Craxi. Nessuno dei due ottiene il via libera del bottegone. A quel punto De Mita getta la carta di Cossiga. È presidente del Senato e la sua appartenenza alla sinistra democristiana lo rende un candidato con un certo appeal anche nel Partito Comunista. Per convincere Natta a dare il suo sì, De Mita ricorre a tutta la sua arte dialettica. «Senti, ti propongo di votare il presidente del Senato, che voi avete già votato in quella carica. Sappi che se dici di no, possiamo fare eleggere Forlani con i voti dei socialisti». Natta si fa due conti e dà il suo assenso, anche per evitare che Craxi, fresco trionfatore nel referendum sulla scala mobile in cui il PC è stato sconfitto, possa cantare vittoria. Sul nome di Cossiga Craxi non può dire di no, e i sempre riottosi capi corrente DC hanno dovuto piegare la testa di fronte all'accordo stretto con gli altri partiti. De Mita chiama Cossiga mentre si trova fuori dall'Italia per una visita di Stato e gli dà la notizia: «Vedi di tornare, che ti votiamo come Presidente della Repubblica». Unica condizione che viene posta da De Mita a Cossiga è la conferma a Quirinale del segretario generale Antonio Maccanico, irpino come lui. Il 24 giugno l'elezione va liscia come l'olio. Cossiga ottiene 752 voti su 977, con sole 141 schede bianche. Ai franchi tiratori sono state tagliate le unghie: 16 voti per Forlani, 5 per Fanfani, 3 per Andreotti e 12 tifosi di Pertini che volevano la sua rielezione. Centro al primo turno, quindi, non era mai successo. Questo è un articolo tratto dal Giornale di Sicilia.
Come sicuramente sapete, per merito esclusivo delle nostre indiscrezioni e rivelazioni della settimana scorsa, la candidatura di Berlusconi è saltata. Ora, qualunque sia il nome del prossimo Presidente della Repubblica, prima di lasciarvi andare alle coliche e ai pianti, ricordatevi sempre che noi abbiamo avuto Cossiga come Presidente. Benvenuti alla puntata numero 8 di questa terza stagione dello Specchio Nero. Dicotomico è il sovrano della regia e dei montaggi, ovvero tre esseri più o meno umani fusi in un blob tremendamente sexy. Vi augurano in coro buon ascolto. You'll never see me again. C'era una volta il Partito Comunista Italiano. Nei primi anni 60, da un'idea di Luciano Romagnoli, che allora si scriveva senza hashtag, nacque l'Unitelefilm, strutturata secondo le direttive della sezione stampa e propaganda del partito, che le assegnò il compito di raccogliere e conservare la produzione dei film di propaganda del PC. Ma non fu solo questo. La Unitelefilm iniziò quasi subito a produrre documentari e, anche se a qualcuno può sembrare strano oggi, la maggior parte di queste produzioni finì per essere assolutamente estranea alla propaganda di partito dura e pura e arrivava a comprendere testimonianze molto più vicine alle contestazioni del 68 e post-68ine piuttosto che al partito. I registi che collaborarono con Unitelefilm diventeranno qualche anno dopo i grandi registi degli anni 60 e 70. Tra i tanti, sicuramente da citare Bertolucci, Maselli, Petri, Pierangeli, i fratelli Taviani ed Ettore Scola. Quando poi alla fine degli anni 70 fu creato l'archivio audiovisivo del Movimento Operaio Democratico, i materiali prodotti da Unitelefilm finirono per confluire al suo interno. E meno male che il presidente era Pertini all'epoca. Grazie a lui l'archivio ottenne infatti il riconoscimento di fondazione e quindi il riconoscimento del fatto che il suo patrimonio era da considerarsi patrimonio collettivo e sociale da tutelare e valorizzare. Invece, la solita cattiva televisione fu la causa della trasformazione dell'Unitelefilm. Il PC concentrò tutte le sue energie sulla TV e quindi ciao ciao Unitelefilm. Ed è paradossale, visto che la nascita della casa di produzione avvenne proprio per contrastare il dominio governativo sulla comunicazione che stava esercitando la RAI. L'ultima stretta collaborazione tra partito e Unitelefilm avvenne durante la campagna elettorale per le amministrative del 1980, con il progetto denominato Un autore, una città. Bertolucci, per esempio, per Milano girò Panni sporchi. Gregoretti a Roma girò Comunisti quotidiani, mentre Ettore Scola a Torino realizzò Vorrei che volo. Fu un progetto che lasciava massima libertà espressiva agli autori e infatti si scontrò con molti problemi di censura. Se nel 1973 avessi proposto a un produttore di girare una storia sugli operai della Fiat e sul lavoro a Cottimo, temi legati alla politica del momento, non me l'avrebbero mai finanziato. Trevico Torino, viaggio nel Vietnam, l'ho fatto con Unitelefilm, la casa di produzione del Partito Comunista. Il linguaggio è quello cinematografico, perché quello che volevo proporre era il cinema verità, come si faceva in Francia e in America Latina. Ho utilizzato, come altre volte, anche spezzoni di repertorio, inserimenti necessari che fanno da supporto alla storia di finzione. Sono parole di Ettore Scola in un'intervista. E noi, ieri, col solito colpevolissimo ritardo, abbiamo visto il bellissimo Trevico Torino, viaggio nel Vietnam, realizzato da un regista che era già all'apice del suo successo. Infatti, subito dopo, i suoi titoli successivi furono C'eravamo tanto amati e Brutti, sporchi e cattivi. Il protagonista si chiama Fortunato Santo Spirito, che arriva a Torino dal suo paesino in provincia di Avellino, lo stesso nel quale è nato proprio Ettore Scola. E arriva a Torino convocato dalla Fiat.
Il problema dell'alloggio lo risolve inizialmente nell'atrio della stazione, in compagnia di falliti ed emarginati di tutti i tipi, passando poi per la mensa dei poveri e il dormitorio pubblico. Uno dei suoi primi maestri, o perlomeno uno dei primi a fornirgli qualche dettaglio sulla condizione degli immigrati meridionali, la loro precarietà e la necessità della lotta, è curiosamente un prete. Fortunato ascolta poi in fabbrica i sindacalisti, quindi gli studenti di estrema sinistra che fanno volantinaggio fuori dalla fabbrica. Tra di loro c'è Vicky, una ragazza che gli piace e che quindi ascolta con più attenzione. Intanto scrive alla sua famiglia, manda loro i primi soldi, mentre il lavoro è durissimo. Ma Fortunato si impegna anche nella scuola serale, dove spesso ovviamente si addormenta durante le lezioni per la stanchezza accumulata durante la giornata. L'amicizia con Vicky è forse l'unico aspetto positivo della sua condizione, ma dura poco. Ormai la sua coscienza è formata, ha capito la ferocia dello sfruttamento capitalista ed è quindi arrivato il momento di reagire o di scappare. E insomma, questo è un film molto molto potente. Mostra il contrasto osceno tra la città che si rifaceva il look per apparire modernissima, con opere che costavano miliardi, e gli alloggi nei quali erano costretti ad abitare gli operai, come una stanza spoglia per metà deposito di carbone, dalla quale Fortunato giustamente scappa, apostrofato dal sedicente padrone di casa: questi Napoli, quante pretese che hanno! In quel periodo arrivavano ogni mese a Torino 15.000 nuovi cittadini, quindi prima o poi quello squallido deposito di carbone sarebbe stato comunque affittato. Ettore Scola ci mostra anche come la fabbrica sia in grado di consumare e uccidere e di come l'unica autodifesa sia la lotta, sia in piazza che tramite il sindacato. Senza dimenticare che, sì, ok, c'era il Partito Comunista, ma c'era anche lotta continua. Certo, gli obiettivi delle lotte, anche nel film, restano chimere, ma di certo contribuiscono a sentirsi vivi, a trovare un briciolo di dignità nella vita. Pertanto, subito dopo i padroni, nella classifica dei nemici della classe operaia, c'erano e ci sono, i cosiddetti operai modello. Ed è ovvio che la Fiat non abbia permesso a Scola di girare all'interno della fabbrica, ovvio e sacrosanto, perché ha infatti permesso al regista di concentrarsi sugli effetti nefasti della vita degli operai alla catena di montaggio. Ancora oggi, quasi 50 anni dopo, questo film sembra una specie di urlo rabbioso in grado di produrre una rivoluzione. Quello che manca è però proprio la rivoluzione. My playground. This used to be my playground. Le due frasi hanno più o meno lo stesso significato, ma se utilizziamo used to be, aggiungiamo alla frase un inequivocabile senso di nostalgia e soprattutto di perdita. Ecco, Better Days è un titolo che già da solo evoca il sovraccarico emozionale dell'omonima canzone di Bruce Springsteen. E comunque, anche se Springsteen non lo si conosce, il concetto dei giorni migliori è sovraccarico a prescindere. Better Days è un film che comincia durante una lezione di grammatica inglese, mentre l'insegnante sta spiegando la differenza proprio tra was e used to be. Nostalgia e perdita, dicevamo. E l'insegnante, Chen Nian, è la protagonista di Better Days, ormai adulta. Dopo questa introduzione, stabilita la giusta temperatura emotiva e il tono, si viaggia a ritroso nel tempo, a quando Chen Nian era una studentessa liceale nella città di Hankiao, nel momento di massima pressione per gli studenti cinesi, ovvero la preparazione per l'ammissione alle università. Come se non bastasse tale pressione,
È evidente da subito quanto il bullismo rappresenti un incubo per chi lo subisce. Una ragazza si suicida proprio a scuola e Chen Yan diventa il bersaglio successivo. Per lei conta solo una cosa: superare gli esami per andarsene a studiare, magari a Pechino, e costruire per se stessa una vita migliore. A casa c'è solo sua madre, che vivacchia vendendo prodotti contraffatti, e un giorno sì, e l'altro pure. Deve guardarsi le spalle perché i clienti truffati la cercano con il sangue agli occhi. E Better Days è un lancinante dramma adolescenziale che ci mostra in primo piano la sofferenza e le lacrime di chi subisce le violenze dei piccoli o grandi branchi di coetanei. In questo caso tre ragazzine guidate da una super stronzetta ricca e viziata. È crudele. Ma questo film è anche una storia d'amore, con echi piacevolissimi di Wong Kar-wai, perché Chen Yan, disperata ma non disposta ad arrendersi, finisce per avvicinarsi a Xiao Bei, un teppista da strada, abituato a dare e prendere botte e coltellate, che non ha mai conosciuto la tenerezza. È il rapporto tra i due protagonisti, il modo e i tempi con cui si delinea e si consolida, è proprio il punto di forza di Better Days, che comunque è anche, almeno in parte, una crime story, elemento sicuramente agevolato dalle strade della città, quasi sempre deserte e piovose, ostili, che sembrano nascondere insidie e minacce dietro ogni angolo. È proprio in questo contesto violento e neo-noir che il teppista abita come una seconda pelle martoriata da lividi e cicatrici. Dopo il suicidio della studentessa c'è un'altra ragazza che viene uccisa. È un detective scaltro, ma troppo emotivo. Insomma, la carne a fuoco è tanta, ma tutti i sapori sono noti, anche se gli elementi sono cucinati con grande equilibrio. Better Days è riuscito anche a sfuggire alle reti della censura e, nonostante lo stop alle proiezioni imposto durante il Festival di Berlino, l'uscita posticipata nelle sale è stato comunque un enorme successo in patria, sia per la critica che al box office. E il romanzo dal quale Better Days è tratto, uscito senza grande risalto qualche anno fa, è tornato nelle classifiche di vendita. Sui titoli di coda del film vediamo scorrere un nauseabondo elenco di iniziative, leggi, inasprimenti di pene che il governo cinese avrebbe realizzato per combattere il bullismo. È un elenco che chiaramente è stato imposto dalle autorità e che per fortuna non diminuisce di un grammo il peso specifico di un film molto, ma molto importante. È ingombrante e tremendamente commovente. Un anno fa, più o meno, siamo stati ipnotizzati da una serie TV tedesca intitolata Hausen, ambientata in un complesso residenziale messo molto male, bruttissimo e fatiscente, che però aveva anche dei difetti. Nascondeva segreti inenarrabili e sembrava godere di vita propria, con un cuore nero e maligno. Qualche anno prima, ad ipnotizzarci, è stato invece il romanzo L'altro posto, dello svedese Jon Ajvide Lindqvist, che è comunque tra i nostri preferiti, è l'autore di Lasciami entrare, tanto per citarne un altro, e aveva il suo cuore nero, gelatinoso e potentissimo nella lavanderia di un condominio. Un condominio ovviamente molto inquietante, proprio come i suoi inquilini. Hausen e L'altro posto hanno molto in comune con Archive 81, Archivio 81, la serie TV che stiamo guardando in questi giorni. E a proposito di condomini, bisogna aggiungere sicuramente Candyman, l'originale, tra le influenze principali. Comunque, in origine era un podcast di successo, addirittura più successo dello Specchio Nero, che ha evidentemente attirato l'attenzione della showrunner e produttrice Rebecca Zonnelschein,
da sempre con le mani in pasta nel sovrannaturale. Nel suo curriculum ci sono infatti Outcast, The Boys, The Vampire Diaries e The Crossing. Coproduce James Wan, quello di Insidious e The Conjuring, e che pare stia lavorando con la Bonelli per una serie TV tratta, udite udite, da Dylan Dog. Comunque, Wan difficilmente sbaglia un colpo, e non l'ha sbagliato neanche stavolta. La storia ha come protagonisti Dan e Melody. Il primo è un esperto archivista, molto bravo a recuperare audio e videocassette danneggiate e a digitalizzarne il contenuto. Lavora per un museo audiovisivo, ma viene reclutato dal misterioso capo di un'ancora più misteriosa azienda, sicuramente multinazionale, che gli offre una barca di soldi per recuperare una serie di videocassette danneggiate in un incendio. L'incendio ha distrutto una palazzina di New York nel 1994 e le videocassette le ha girate Melody, una studentessa che stava intervistando gli inquilini per un suo progetto di studio. Appena Dan si mette al lavoro, cominciano le stranezze, esattamente come erano cominciate per Melody quasi 30 anni prima. La vicenda si srotola quindi su due piani temporali principali, con i due protagonisti che in qualche maniera ultraterrena sono legati. È un mistero, anzi ben più di uno, che incombe sulle loro vite, anzi che riguarda proprio le loro vite. Dan ha sicuramente le credenziali professionali per svolgere il lavoro che gli è stato assegnato, ma c'è un piccolo problemino. Infatti ha appena superato un esaurimento nervoso, il suo equilibrio psichico non è proprio inattaccabile ed è costretto, a causa del precario stato dei nastri, a lavorarci su nel deposito della misteriosa azienda, senza possibilità di fuga, di scappare, di uscire. È una location isolata, senza connessione internet, con un segnale debolissimo per i cellulari ed è piena di stanze chiuse a chiave e corridoi deserti. Non è proprio l'ideale, insomma, visto il suo stato. È vero, il sentiero che collega i due protagonisti è quella cosa brutta brutta che chiamiamo found footage, ormai una parolaccia da molti anni, ma è anche vero che l'uso che se ne fa in questa serie è efficace e assolutamente giustificato dal racconto e dalle vicende. Gli 8 episodi sono cadenzati da un ritmo lento e ossessivo, che scoraggia sicuramente il binge watching da fast food al quale siamo abituati, confessiamolo anche noi. Però questo ritmo sicuramente catturerà l'attenzione di chi ha amato la serie Channel Zero. Il puzzle, inizialmente inestricabile, si compone pezzo dopo pezzo, mentre angoscia e inquietudine salgono sempre di più. Sogni, allucinazioni, una setta parareligiosa, musiche che mettono i brividi e molti altri elementi che non vi svegliamo contribuiscono, insomma, all'ennesimo successo di Netflix, provocato da un martellante passaparola che ormai vale più delle migliori promozioni. E ormai Netflix l'ha capito, soprattutto in ambito horror, la qualità paga. E non è un caso che la qualità media di prodotti di genere sia infatti notevolmente salita negli ultimi mesi. E a noi va benissimo così. Spider-Man No Way Home, ultimo capitolo di questo franchise di infinito successo che è il Marvel Cinematic Universe, è un film divertente, scritto bene, pieno di azioni e effetti speciali veramente fatti bene. Devo dire che anche i personaggi sono scritti decentemente. Quando io vado a vedere questi film, e ci vado quasi sempre, anche perché sono tra i pochi ormai rimasti al cinema, quindi non è che posso scegliere, devo dire che vado senza nessuna aspettativa, cioè vado, li guardo e quasi sempre c'è qualcosa che mi colpisce, mi fa dire cavolo, però
non male per un film di consumo. E purtroppo tanti miei amici non la vedono così. Vanno a vedere The Eternals perché gli arriva voce che c'è Chloe Zhao, quindi la regista del pluripremiato Nomadland con Frances McDormand, ed escono al cinema e mi mandano il messaggio: beh, è una delle più grandi cagate che ho mai visto. Ora, il discorso è questo: e tu vai al cinema a vederti un film dell'MCU, cosa ti aspetti? Ti aspetti che Chloe Zhao arriva dentro all'MCU e fa un Nomadland dentro all'MCU? Questo non può succedere. È un franchise di successo, hanno la loro audience, hanno i loro produttori molto aggressivi. Kevin Feige è praticamente un guru, quello che se fosse una TV sarebbe chiamato showrunner, e invece riesce a gestire tutti questi film. E abbiamo visto, arrivando fino al finale di quant'erano già 21, 22, 23 film con Infinity War e Endgame, che praticamente ha fatto applaudire anche la gente che non sapeva niente dell'MCU. Ora, lasciamoli fare il loro lavoro. Ovvio, io spero sempre in un mondo molto più differenziato, molto più fatto di tanti filoni che uno può scegliere, però diciamo poteva andarci molto peggio. Spider-Man No Way Home è essenzialmente quello che vi potete aspettare, un film di Spider-Man con però una cosa in più che secondo me è davvero molto interessante, ovvero ha qualche spruzzo di meta in più. Cos'è il meta? Questa parola che sembra non se l'ha inventata Zuckerberg ha solo preso una parola che era molto chiacchierata e l'ha fatta sua ribrandizzando le sue attività. Ma meta che cos'è? Meta è un qualcosa quando un qualcosa si riferisce a se stesso, quando c'è autoreferenzialità, quando si va oltre la narrativa, quando gli agenti in corso, gli attori, ma attori nel senso anche quelli che fanno un qualcosa, un prodotto cinematografico, un prodotto televisivo, sono così coscienti di quello che fanno che riescono a rifletterci in qualche maniera su o a creare delle situazioni che di norma ma non dovrebbero essere presenti. Nel caso di Spider-Man noi abbiamo una cosa secondo me bellissima, che è uno sviluppo di quell'idea che avevamo già visto in WandaVision, in cui essenzialmente vi ricordo che a un certo punto di WandaVision, che già è molto meta come produzione, hai ogni puntata che è ambientata in una decade, perché questa diciamo questa potenziata riesce a ingannare e ricreare queste realtà, e abbiamo in un anno gli anni 50, la seconda puntata degli anni 60, ma con tutta la tecnica dietro, cioè quindi prima il bianco e nero di un tipo, poi il bianco e nero di un altro, il sonoro diverso, lo stile di regia diverso, fino ad arrivare al 2010, quando viene secondo me presa The Office, che non a caso è molto meta perché hai i personaggi che si rivolgono direttamente alla telecamera come appunto in un documentario. Quindi e cosa succede in questa serie? A un certo punto arriva il fratello di Wanda Maximoff, quindi Quicksilver, quello che va velocissimo, ma quando arriva e si apre la porta, tu sai già che ci sarà il fratello. Grande la sorpresa nel vedere che è il fratello sbagliato, cioè ovvero è il fratello non quello che muore in Age of Ultron, quindi quello giusto dell'MCU, ma è il Pietro Maximoff, il Quicksilver degli X-Men, che fra l'altro spaccava tutto, perché vi ricordo le scene diciamo neanche slow motion, quelle scene stranissime di lui appunto che a tutta velocità e con le cuffiette modifica la realtà, cioè sono scene bellissime. E loro cosa hanno fatto? L'hanno pescato da lì, è un altro, completamente un altro universo, un universo se non sbaglio della Sony, insomma non c'entra nulla, l'hanno preso e l'hanno messo lì, e i personaggi che assistono a questa cosa all'interno della serie sono personaggi che sono consapevoli e dicono: ah, ha fatto un recast. Ecco,
Io non vi voglio dire che cosa succede all'interno di Spider-Man No Way Home, ma vi dico questo: a partire dagli Spider-Man di Raimi, che quindi non c'entravano niente con l'MCU, passando attraverso Amazing Spider-Man, voi vedrete un qualcosa che secondo me al cinema ancora non si era visto, e solo per questo vale la pena magari di buttare ste durette e mezza, tre, a vederlo. Senza neanche rendermene conto, ho visto tre film durante queste vacanze, tra il 21 e il 22, tre film collegati dalla parola meta. Come ho detto in un precedente audio, non si intende certo la compagnia di Zuckerberg. Zuckerberg ha preso la parola meta proprio perché era una parola già gettonatissima. Se, il postmoderno è essenzialmente un qualcosa che è in continua evoluzione e che sta arrivando a dei parossismi di autoreferenzialità incredibile, forse anche dovuti a, al fatto che tutti noi siamo più autoriferiti, noi usiamo i social per parlare di noi, che è una cosa che adesso sembra normale, ma una volta non era così. Andavi a vedere che cosa pensavano appunto gli artisti che amavi, i VIP e tutto, adesso invece ognuno di noi è un VIP, e quindi è normale che la gente si orienti verso l'autoreferenzialità anche dal punto di vista della produzione cinematografica e televisiva. Per cui io ho parlato di Don't Look Up, facendo riferimento all'altro film di Adam McKay che è La Grande Scommessa, che è molto meta. Abbiamo appunto scene e situazioni di sfondamento della quarta parete e che sono eccezionali dal mio punto di vista, un po' meno Don't Look Up, sempre dal mio punto di vista. Ho parlato di Spider-Man No Way Home, non dicendo nulla, ma adesso lo dirò, ovvero che ci sono presenti gli Spider-Man di altri universi produttivi, cioè non il multiverso di cui parlano, è un multiverso che dal punto di vista dello spettatore sono altri universi produttivi, sono la trilogia di Raimi dei primi 2000 con Tobey Maguire, che arriva a fare Spider-Man all'interno del nuovo Spider-Man, ed è invecchiato ovviamente, non è che l'hanno svecchiato, perché sono passati degli anni, cioè hanno trovato dei modi di connettere che sono veramente folli. E il terzo film non poteva che ricadere all'interno di questa di questa visione, e il terzo film è Matrix Resurrections. Ora, anche qui la stessa cosa che io dico spesso riguardo i film dell'MCU deve essere anche detta per Matrix. Non si può andare a vedere un reboot, ma neanche un reboot, è un quarto capitolo, senza neanche l'ottica di farne un'altra trilogia, fra l'altro fatto da solo una delle due sorelle, all'epoca fratelli, Wachowski, senza capire che stai andando a vedere una roba che speri che ti diverta e basta. Cosa deve fare? Cosa vi aspettate del prossimo Matrix? Io avevo 18 anni quando è uscito il primo Matrix e penso che non è mai stato un capolavoro devastante, ma io, amante della fantascienza, l'ho sempre visto come tale. Oltretutto, dal punto di vista visivo, non è invecchiato mezzo minuto, cioè tu prendi Matrix, lo guardi adesso e non gli vuoi cambiare niente nella CGI, è perfetto dal punto di vista cinematografico. I due capitoli dopo erano necessari? No. Sono godibili? Sono godibili. Il secondo in particolar modo mi è piaciuto, il terzo un po' troppo, forse per i miei gusti, un po' troppo militarista. Però tutto sommato chiude bene la trilogia, in cui alla fine sono morti i nostri eroi, sono morti, è morta Trinity, è morto Neo. Grande stupore nel vedere, vado a vedere
Cerco sempre di non vedere spoiler, di non leggere, non guardare trailer quando voglio vedere un film, perché voglio la sorpresa, voglio capire che cosa volevano creare nello spettatore i creatori di una cosa del genere. Vado a vederlo e Neo è ancora vivo ed è essenzialmente stato ributtato dentro a Matrix e convinto che tutto quello che ha vissuto, e quindi abbiamo vissuto anche noi spettatori nei primi tre capitoli, era semplicemente la trama di questo videogioco che lui stesso ha scritto, ma in cui si è perso mentalmente, come succede alcune volte a tante persone, di non distinguere la realtà dalla fantasia. E quindi prende delle pillole, molto ironiche questa cosa, ovviamente le pillole, se non sbaglio, il blu, no, che sono quelle della realtà, non vorrei sbagliare il colore, ma mi sembra più naturale che sia il rosso, quello un po' più, no, per andare oltre lo specchio. Mi pare che prenda queste pillole per stare tranquillo e abituarsi a questa cosa. Nel frattempo loro assistiamo a questi personaggi, creatori di videogiochi, che vanno a discutere di fare un quarto capitolo del videogioco di Matrix. E quindi cosa fanno? Riflettono su quello che è esattamente questa operazione di Matrix Resurrection. Quindi dicono: vabbè, ma la gente non è che gli frega niente la filosofia, vuole il bullet time, cioè vuole vedere Neo a mezz'aria coi proiettili e la camera che gira intorno ai proiettili, vuole quello è Matrix, no? E quindi è molto divertente, veramente molto meta, molto azzeccato, molto bello. Poi ovviamente tutta questa anche critica che è molto chiara, molto lampante all'inizio, sinceramente non ha molto effetto nella seconda parte, nel senso che la seconda parte è esattamente quello che andavano a dire della prima, ovvero un rimescolamento un po' degli elementi e butti fuori un film che insomma piace a quelli a cui piace Matrix. Infatti un film dignitoso, bello, personaggi buttati a cazzo, ce ne sono tanti, senza motivo. Secondo me hanno buttato dei personaggi proprio perché volevano far vedere il Merovingio da ricco che era diventato povero, quindi lo buttano in una scena ma proprio così, senza spiegazioni. Mi piace, devo dire, l'ottica un po' di Neo e Trinity, che come in una sorta di una sorta di semilasciti cancello, pardon, The Eternal Sunshine of the Spotless Mind, non ricordano nulla fra di loro, ma quando si vedono c'è un qualcosa che li lega. E quindi per quanto riguarda questo Matrix, io do sempre il solito consiglio: se dovete andare e pensate di andare a vedere un capolavoro, non andate, per l'amor di Dio, andate fra un anno, ve lo guardate in streaming e così, senza troppa, vedrete che vi divertirà se vi sono piaciuti i primi Matrix. Ma se andate per vedere un capolavoro, no, non andate, grazie.